Allora, buongiorno, welcome more alla dottoressa Alessia Pacifico dell'Istituto San Gallicano di Roma. La ringrazio di essere qui. L'ho coinvolta per fare debunking, una parolaccia in realtà, per indicare lo smontare un'informazione non corretta. Succede questo, che l'influencer Kim Kardashian ha dichiarato su un post su Instagram, credo, di usare la lampada abbronzante per alleviare la sua psoriasi e la comunità scientifica statunitense si è sollevata. Noi non vogliamo essere da meno e siccome l'eco di questi influencer globali arrivano fino a noi, vogliamo fare chiarezza. Dottoressa, allora, il lettino abbronzante è indicato per alleviare la psoriasi? Non è assolutamente indicato per alleviare la psoriasi. Io vi ringrazio per questa opportunità perché è uso comune anche di molti medici dare questa informazione sbagliata. Quindi questo è sbagliatissimo. È stato testimoniato da numerosi studi perché comunque la fotobiologia, e qui al San Gallicano abbiamo una storia antica di fotobiologia, è una scienza ben codificata e che comunque ha presentato dati precisi ed è stato visto che è l'UVB quello che dà una reale efficacia, nel trattamento della psoriasi. L'UVB in particolare. Nell'ultimo periodo si usa l'UVB a banda stretta, che è una porzione molto selezionata dell'ultravioletto, quindi la meno dannosa, ok? E a oggi non esiste. Quindi, chiariamo che invece i lettini e le Sì, lampade ecco, ci arrivo. E ad oggi. abbronzanti si basano sulla UVA. UVA, ok? E a oggi non esistono studi che testimoniano che l'utilizzo anche massiccio in patologie croniche come la psoriasi, la vitiligine, la dermatite atopica, che quindi sono patologie che richiedono dei trattamenti a lungo termine, l'utilizzo di questa lunghezza d'onda non ha portato a un'insorgenza maggiore di tumori cutanei, quindi è molto sicura. Diversamente invece l'UVA che è utilizzato nei lettini solari è un UVA anche un pochino sporco, diciamo noi in termine tecnico, noi fotobiologi, perché i lettini moderni utilizzano queste lampade ad alta pressione. Che cosa vuol dire? Che sono schermati da un filtro e quindi schermano dall'ultravioletto di tipo B o da altre lunghezze d'onda, come per esempio l'infrarosso, ma in realtà non c'è una schermatura completa ed è appunto per questo che Kim Kardashian, per citare questa intervista, ha beneficiato dell'effetto del lettino perché evidentemente non c'era una schermatura totale, ok? Quindi un pochino ha beneficiato perché passavano anche degli ultravioletti di tipo B. Allora, torniamo all'applicazione clinica della fototerapia corretta, quindi a base di raggi UVB. Quali effetti sortisce sulla pelle della psoriasi, che è una pelle desquamata, che probabilmente è nel suo ricambio è ipertrofica, no? Cioè ha un ricambio Certo. probabilmente molto più veloce? Allora, innanzitutto non tutti i tipi di psoriasi beneficiano della fototerapia con UVB, ma ne beneficiano solo le forme di grado lieve e moderato, ovviamente, quindi dove c'è un coinvolgimento cutaneo inferiore fino al 10% della superficie cutanea. Ok, quindi questo è un dato. L'UVA si può utilizzare nel trattamento della psoriasi soltanto in un caso, nel caso in cui ci sia un'estensione molto grande, ma è associato a un fotosensibilizzante sistemico. È una sorta di chemioterapia, quindi l'UVA da solo non serve a nulla, ok? Sì, ma lei parlava di diverse forme di psoriasi e quindi diversi gradi di gravità della malattia. Allora diceva, la fototerapia è indicata nei casi più lievi. Con UVB a banda stretta nei casi più lievi e laddove non ci sia un coinvolgimento delle articolazioni, quindi dove non vi sia artropatia. Okay? Ok. Perché in quel caso abbiamo i farmaci sistemici che sono un'altra faccenda. Ok, quindi nei casi più gravi, ma nei casi più gravi quindi la fototerapia non si usa più o può essere di ausilio? Ora si sì, può essere d'ausilio nei periodi in cui si interrompono i farmaci sistemici, ma ora si tende più a fare delle terapie giustamente più moderne, che comunque laddove abbiamo anche il coinvolgimento articolare o il coinvolgimento di una vasta superficie cutanea, è preferibile usare comunque una terapia sistemica.
la pelle della persona con psoriasi come migliora quando viene esposta a questi raggi UVB? Migliora perché comunque le chiazze, abbiamo un dissolvimento delle chiazze mano a mano che aumentano il numero delle sedute di fototerapia, perché la fototerapia, insomma, anche se noi prendiamo come banali gli ultravioletti delle lampade solari, che cosa fa? Determina la morte delle cellule che determinano l'infiammazione. Quindi mano a mano che si succedono i trattamenti, la chiazza diventa meno spessa fino a quando non si dissolve. In qualche modo No, è una specie di peeling. non è un peeling. Il raggio ultravioletto va ad agire nella parte profonda dell'epidermide, nella parte superficiale del derma, determinando, si chiama apoptosi in termini medici, Ok, sì, che è è il una cosa suicidio cellulare, no? Il suicidio bravissima. cellulare. Sia dei linfociti T che dei linfociti che quindi danno luogo alla produzione di queste citochine proinfiammatorie e quindi mancando lo stimolo non c'è più questa iperproliferazione. E io le faccio delle domande in più perché il tema è complesso, insomma, È non è molto semplice, complesso. è Quindi, molto complesso. se da un lato parliamo di efficacia nel trattamento della psoriasi, non si può comunque trascurare anche il discorso della fotocancerogenicità. Esatto, io Ok? volevo arrivare a questo. Intanto abbiamo detto no alle lampade di uso comune dei centri solari, perché non sono efficaci. Ma nello stesso tempo l'uso di queste lampade è legato a un maggiore rischio di danno cutaneo fino addirittura alla scottatura e all'insorgenza di tumori cutanei. Questo rischio, dottoressa, è uguale per tutti o mi viene in mente può dipendere dal fototipo della pelle, quindi una pelle più chiara rischia di più e una pelle più scura rischia un po' di meno? Dipende, allora da cosa dipende? Ovviamente i fototipi chiari hanno una predisposizione maggiore ad avere danni molecolari, ok? Perché hanno meno protezione, ma dipende anche dal quantitativo di raggi UVA che a cui il paziente si sottopone, perché è anche dose dipendente, ok? E in passato si faceva una netta distinzione fra danno da UVB e danno da UVA. Il danno da UVA è stato provato essere responsabile dell'immunosoppressione indotta dall'ultravioletto e poiché c'è una massiccia produzione di stress ossidativo cellulare, di cui oggi si parla molto, questo stress ossidativo in eccesso determina un'immunosoppressione che è importante sia nella patogenesi dei carcinomi sia nella patogenesi dei melanomi, quindi attenzione. E quando sento dire vado a preparare la pelle con l'abbronzatura perché devo andare al sole, devo andare ai tropici, è fortemente sbagliato perché i pazienti si sottopongono a un'esposizione massiccia e sì, viene prodotta della melanina, ma non è in realtà la sintesi di nuova melanina quanto l'ossidazione della melanina preesistente, quindi è veramente Ah, sciocco ecco, questo, ok? E ok. E è un altro concetto, vorrei dire. questo io gliel'avrei chiesto, quindi Vita medica. le volevo chiedere questo. Siccome le persone comunque, diciamo che se hanno questa abitudine, è difficile che smettano da un giorno all'altro, no? Anche se le sue argomentazioni sono estremamente forti. E esiste una dose sicura dell'uso delle lampade abbronzanti. Allora, sicuro di sicuro non c'è nulla perché comunque è un cancerogeno completo, Ok. l'ultravioletto di tipo A. Però quello che si potrebbe fare ed è quello che avviene negli Stati Uniti dove tutto è regolamentato alla perfezione, ogni centro estetico dà un report dei raggi a cui hanno esposto i soggetti, Ah, ok? Quindi interessante. già cominciare da questo sarebbe un grande passo avanti, quindi sapere quanto ha fatto il paziente, quindi il paziente ha una card e se accede a un posto diverso, presenta la card dove c'è la storia dell'esposizione al lettino solare. Ho E quindi capito è perfettamente. regolamentato molto meglio. Mi sembra di capire però che questo danno a livello di scottatura o danno cutaneo o rischio cancerogeno Non è non annullato. c'è, ma negli UVB invece, nell'esposizione agli UVB con la fototerapia, Allora, ci sono, diciamo, delle cautele?
In linea teorica anche l'UVB è un cancerogeno, ma nelle sorgenti che noi utilizziamo a scopo terapeutico, noi abbiamo l'UVB a banda stretta, in cui è stata selezionata una porzione molto piccola e meno nocivo dell'UVB. Quindi ad oggi non abbiamo report di un aumento di incidenza di tumori. Perfetto, questo era interessante, comunque importante sottolinearlo. La fototerapia nei pazienti con psoriasi viene eseguita per cicli o sempre? No, per cicli, ovviamente, proprio perché parliamo comunque di una sorgente cancerogena. È comunque il medico che deve stabilire cosa, quando, come. Ok, quindi è una specie di, è come se fosse una prescrizione medica vera e propria, un atto terapeutico. È una Atto terapeutico. No, prescrizione perché lei dice così che sembra ovvio, ma per noi medica. No, è che una siamo dall'altra prescrizione. parte non lo è necessariamente. Allora, ribadiamo, no alle lampade normali, quelle abbronzanti che possiamo trovare nei centri solari per curare la psoriasi o per alleviarla, e bisogna ricorrere a strutture sanitarie, a medici dermatologi, quindi, senza affidarsi ai consigli dell'amica o dell'influencer di turno, e poi lasciarsi consigliare e applicare pedissequamente il protocollo terapeutico che verrà indicato dallo specialista per il proprio caso di psoriasi. È quello che Scrittura vuole. dell'anglosassone va molto di Certo. moda la home phototherapy, cioè il dermatologo prescrive queste apparecchiature sempre UVB a banda stretta e il dermatologo prescrive un protocollo al paziente che appunto seguirà quel tipo di protocollo e mensilmente o ogni 2 mesi va a controllarsi dal dermatologo dove si aggiusta un pochino il protocollo, quindi è comunque il dermatologo che deve guidare gli incrementi del dosaggio, cumulativo. Quindi, insomma, non è una cosa sciocca che può essere presa sotto gamba. Le faccio una domanda, questa possibilità di farla a domicilio in questo momento in Italia esiste? Perché lei mi ha parlato della Gran Bretagna. Sì, sta prendendo piede anche da noi. Che Quindi per un maggiore comfort, diciamo, della gestione del paziente che non deve recarsi non può, magari, continuamente. esatto, è una prescrizione medica a tutti gli effetti, eh? E per quello che riguarda invece in generale l'incidenza della psoriasi o delle forme più gravi, ci sono delle novità. Io leggevo per esempio un recente articolo in cui parlava di un ruolo benefico della vitamina D nel trattamento. C'è qualcosa di vero? Allora, è stato dimostrato, vabbè, questa è una cosa che si sa da qualche anno, che nelle patologie autoimmuni o comunque dove è coinvolto il sistema immunitario si ha un abbassamento o una sorta di resistenza all'assorbimento della vitamina D. Allora, sfatiamo anche questo mito, cioè che bisogna esporsi al sole per... cioè è vero questo, ma non al sole così tout court, è l'UVB che determina la sintesi della vitamina D. E questo UVB alla nostra latitudine non è neanche sempre presente, quindi io consiglio di più, sì, esporsi al sole nelle ore in cui è consentito. Innanzitutto bastano 8 minuti di esposizione al sole per produrre agli UVB, per produrre un quantitativo sufficiente di vitamina D, ma anche la supplementazione orale è molto importante. E infatti è stato visto che in pazienti affetti da psoriasi o comunque patologie autoimmuni, in cui c'era un livello deficiente di vitamina D, è stato visto che anche la somministrazione di dosaggi alti, anche a 35.000 unità internazionali di vitamina D, poteva, garantire comunque un miglioramento importante della patologia. Quindi lei mi conferma che questa è una terapia che si può anche mettere in atto. E mi ha stimolato una domanda, gliela faccio, dottoressa. E la sintesi di vitamina D dipende però anche dal tipo di carnagione della persona, cioè non tutti la sintetizzano allo stesso modo, o mi sbaglio? Non tutti la sintetizzano allo stesso modo, ma è stato visto che in media un'esposizione di 8-10 minuti può garantire, ovviamente quando tutto funziona bene, dove non c'è resistenza, quando c'è la giusta esposizione alla giusta latitudine, la giusta incidenza dell'UVB, quindi insomma ci sono molte variabili, per questo forse è più consigliabile una buona supplementazione orale. Va bene, però nel dubbio io adesso porto fuori la cagnolina, faccio 8 minuti e vediamo se riusciamo comunque a integrare anche con quello che la natura ci dà. Quindi non è una Certo. grande giornata di sole, ma ecco appunto, ma è necessario che ci sia questo sole splendente o va bene la luce del giorno?
va bene la luce del giorno, perché comunque una quota passa sempre anche attraverso le nuvole. Ah, va bene, perché vede che alla fine, cioè, ci sono tanti piccoli dettagli e quindi è stato molto utile. Io ringrazio la dottoressa Alessia Pacifico dell'Istituto San Gallicano di Roma, ringrazio anche la dottoressa Lorella Salce per aver favorito questa intervista e troverete ulteriori dettagli sempre sul nostro sito. Grazie Grazie dottoressa. infinite, Grazie, arrivederci. arrivederci.